Amici di Caccia Passione, buongiorno. Siamo sempre qui a Verona, su 23, e siamo rimasti stanziali nello stand Forest Italia, in questo caso da Lenco. Abbiamo lasciato Francesco Corrà, che tanto ti ringraziamo sempre per l'ospitalità, che ci aveva raccontato la nuova avventura con i coltelli svedesi. E adesso invece torniamo a quella che è, insomma, la sua grande passione, i sistemi di puntamento e le ottiche, in questo caso Leica. In questo caso cosa ci fai vedere, Francesco? Allora, Leica non dorme mai e festeggia la sua ormai riconosciuta, insomma, leadership nel mercato dell'ottica di alta qualità in Italia a livello internazionale, con un nuovo cannocchiale per cominciare, oggetto del desiderio per i camosciari che cercano dimensioni compatte e alti ingrandimenti, con un 18 ingrandimenti, un 3.18 x 44 lungo solo 30 cm, tutto in metallo con torretta balistica di serie, reticolo illuminato e correttore di parallasse, quindi completo, un reticolo 4A sottile, 1700 euro di prezzo, che uscirà ai primi di luglio, quindi un oggetto da montare su un monocolpo basculante, su una carabina leggera, per avere qualcosa di esteticamente splendido e di molto funzionale per qualsiasi distanza di tiro. Compatto, leggero, sì. Assolutamente luminosissimo, ovviamente, ma quello neanche a parlare. Sì, per essere uno diurno, sì, con 42 tiro da 44 mm, che non è un 56, però consente di contenere le dimensioni in qualcosa di straordinario. Leica non dorme mai e tu sei sempre al passo per... Bisogna. Per sì, non dorme mai e anche quest'anno abbiamo quattro diversi prodotti o linee di prodotti nuovi da raccontare già qua in fiera. Diciamo che ce li racconterai tutti, quindi rassegnati, ma no, noi siamo pronti a sentire tutte le novità. Quindi ci vediamo allora tra poco con un'ulteriore novità di Francesco Corrà, Leica Forest Italia.